appuntamento settimanale con American Truck Simulator. Hi everyone, welcome to our week rendezvous with ETS. Today we will do a very long trip. Looking for reaching the $1 million. La nostra sfida al momento è quella di raggiungere il $1 million. Eccoci qua. Adesso andiamo a caricare e poi partiamo per il nostro viaggio. Voltare a sinistra. Now I go to bring the merchandise. Voltare a sinistra. And then let's start. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Welcome, welcome to the stream. Bienvenue à notre rendez-vous du samedi avec American Truck Simulator 2. Notre défi, c'est celui-là de gagner le million de dollars. Je vais charger. Je vais prendre la charge et puis on part. C'est parti. Today we will transport airplane engine. Oggi trasporteremo una coppia di motori d'aerei. Aujourd'hui nous allons transporter deux moteurs. Tenersi a destra e poi voltare a destra. D'avion. Voltare a destra. Quella, dottor Ferbus. Andare per... Buon pomeriggio o buonasera. E bentornato a casa tua qua. Non importa, troverò un nuovo percorso. Oggi qua prepararsi a voltare a destra. Tocca fare un bel po' di strada per raggiungere il record di $1 million. La vita dura. Come stai innanzitutto? Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Grazie Fairbus. Allora, com'è andata la live? Io poi a un certo punto ho dovuto... Riorientamento. Ho dovuto staccare. Voltare a sinistra. Capita Fairbus, muove anche un periodo... Diciamo che la maggior parte delle persone sono in vacanza, quindi anche questo che comunque si riducono un pochettino le visualizzazioni, però bisogna comunque andare avanti. Andare. E vabbè, li facessi io 7 spettatori. Magari mi accontento però di quelli che si fermano.
Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. E mi danno questo onore di seguire le live. Questo carrellino mi piace di più. Mi arba tanto codesto carrellino. Comunque, scherzi a parte, non ti preoccupare, che ho detto, è perito un po' così. Poi dopo, insomma, si rientra. Mettiamoci al lavoro. E anche un bel caldo. Voltare a sinistra. Oramai i server di Trackers MP si stanno svuotando man mano. A voltare a destra. Voltare a destra. In generale il Trackers MP sta avendo un calo incredibile di presenze sui server da quando è uscito il multiplayer ufficiale . So since that the multiplayer, the official multiplayer is out, is available on the main game, American Truck and Euro Truck. Truckers MP server are quite empty. Tenersi a sinistra e poi puntare a sinistra. Ok, giriamo a sinistra. E questi semafori, ovviamente. E quasi quasi approfitto per fare una bella foto. Wow, ancora una casa tipica di San Francisco, San Francisco, what a boom, visite Luc, si, bien, attendez-moi. Fernbus, ci sei o mi hai già abbandonato? Voltare a destra. Voltare a destra. Colgo l'occasione per ringraziare quanti sostengono il canale con i messaggi. Visualizzazioni dei video e anche quelli lì che sostengono il canale con i bits. So I want to say thank you everyone for supporting the channel with your presence live, with the views on replay in night about all my videos. Tenersi a destra e poi voltare a destra. For the messages in chat. Voltare a destra. And for the bit that support the channel. Thank you, thank you, thank you.
merci à tous qui soutiennent la. Le canal avec la présence dans la live pour les messages et surtout pour les bits. Merci beaucoup, bits. Cheers. Que ce n'est pas le mauvais mot. Les bits. Cheers. Fetto porta fortuna. CQDX, CQDX. Limite
35 miglia orarie, se non ricordo male. If I don't remember, but or bad, but the speed, the city speed limiter should be 35 miles per hour, but now it's 55 miles per hour. Marcia neutra e lasciamo che il mezzo scorra. So, by neutral gear. I let the truck rolling, rolling, rolling. Rolling on a river, na 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 rolling, rolling, rolling.
the scene. I wanna stay right here forever. Under the sky, a falls down on me. Patrizia, Patrizia, cortile della nostra giovinezza. Giocavamo in mezzo ai sacchi di mollezza. Super Santos, Super Santos. Una macchia di arancione in mezzo al blu. Carissimo Maurizio Max, a dispositezza, sali su questo bel bestione. Però ti avviso di una cosa, tu hai paura della velocità estrema, e poi ti spiego anche la motivazione. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Sai cosa sono queste due cose che sto trasportando sotto i deloni? Vediamo se indovini. Qualcosa che ha a che fare con la velocità. Se vuoi ti faccio rivedere di nuovo l'inquadratura. Mi raccomando, non googolare altrimenti io ti sgamo. Ti do un piccolo indizio. Hanno a che fare con una canzone di Mimmo Modugno, Nel blu dipinto di blu. Volare, oh, cantare, oh.
Se l'accendo però potrei quadruplicare la velocità del mio mezzo. E allora cosa sono? Sono due motori d'aerei. Ai ai ai. Maurizio, ascolta un attimo una cosa. Vedi che ho aggiunto un paio di, non so come si chiamano, degli alert audio, un po' come fa gire. Vedi che puoi far partire uno di questi alert. Mi fa una gentilezza così mi fai provare in diretta anche se funziona. Grazie. Thank you, dottore. Thank you, grazie. Ottimo. Si sente nella live? Sono riuscito pure io a capire come funziona questo sound alert. E anche perché io streamo con Gamecaster. È un software molto intuitivo, molto leggero, e poi c'è anche l'assistenza su Discord. Se hai qualche problema mi scrivi e loro ti risolvono i problemi, come mi è capitato un paio di volte. Però hanno resettato il programma e l'hanno fatto funzionare correttamente. Io te lo consiglio, non so se tu usi Gamecaster oppure OBS Streamlabs, questi qua. Come interfaccia è molto simile a Streamlabs. È gratuito ovviamente. E mi trovo una favola. Ah, ok. Fai, diciamo così, soltanto il sostenitore di Jason Farmer. A proposito, amici che guardate il video, che state guardando la diretta, e voi che guardate il video su YouTube, mi raccomando, passate sul canale di Jason Farmer, Tenersi a sia sinistra. Twitch che YouTube. Ti ringrazio, questo mi onora. Questo è un canale piccolo, 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 che se fa tre visualizzazioni per 2 minuti di fila è un record. Mi accontento del poco. Anche perché, come dice la canzone di Luciano Ligabue, chi si accontenta gode anche Tenersi a così sinistra. così. Vedi un po' le citazioni che ogni tanto mi arrivano qua. Tenersi a sinistra. Ok, dobbiamo andare dritto, l'abbiamo capito. Jason attualmente. Ora lo dico non perché ci sei tu, caro Maurizio Max, ma non ho visto mai uno streamer illustrarti una mappa piuttosto che delle Tenersi a procedure sinistra. particolari come le fa lui. Lui è meticoloso, è come si dice dalle mie parti, to achieve quality
cucchiare, o meglio, ti imbucca proprio. Te lo spiego in maniera così semplice che praticamente lo capisci subito. Hello, my friend. In this moment I am live on Twitch, Double Logistica One. Over, over. Oh, ma lui in realtà lui non Unirsi a destra se trova, se trova uscire a destra in realtà lui è come se uscire a destra lui non ti fa un video così anche durante la live, ti fa proprio il tutorial. voltare a sinistra. E quella è una cosa poi che ha anche molta pazienza e magari un discorso lo ripete anche qualche volta in più per chi magari non c'era prima in live ed apprezzare. Si vede che è appassionato. E poi lo fa con grandissima umiltà. Eh sì. Anche lui è bravo. Infatti non vedo l'ora che ritorni online. Io seguo anche la Zappa Storta. Probabilmente li conosci e là le risate non mancano. Sì, la mappa è bella, che poi tra l'altro hanno anche cambiato la pavimentazione, perché il vasato, quello lì, la pavimentazione, quella lì con i San Pietrini sulle mappe di altri streamer non li ho visti, quindi forse è un'esclusiva sua o dei modder insomma dei creatori della mappa. Mi ha fatto veramente bene. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Bravo, sì, anche quella. Sono mappe, poi soprattutto la mappa Italia. Piccolina ma bella complessa, perché se consideri pure quanti dislivelli hanno dovuto creare lì sulla mappa. Qualcosa di eccezionale. Io non ne avrei la capacità, ma nemmeno se avessi la pazienza. Io sono più portato un po' per la fotografia, queste cose qua. Lì riesco anche ad essere molto dettagliato perché diciamo che Tenersi a è una sinistra. materia che mi appassiona, però tipo se devo fare un tutorial su qualcosa devo studiarlo per bene, per capirlo, e poi come fa appunto Jason o Jason. Anche io cerco di spiegarlo e di farlo capire nella maniera più semplice possibile. Sì, se non sei preparato, almeno parlo per me, se non sono preparato, Tenersi a sinistra. la mia bocca non soffia, non espelle respiro. Resta chiusa. Apprendo e poi sì, spiego qualcosa. E l'ha presa da qualcun altro, non è che dico, cioè non è che non dico di chi è la fonte. Lo dico sempre, lo cito sempre. Per cui se qualcosa sei tu che la insegni a me, io lo dico chiaramente. Anche perché poi voglio dire,
Ammettiamo anche che magari uno pecca di presunzione e dice no, questa cosa l'ho scoperta da me, l'ho imparata da me. E magari gli si presenta un inconveniente che subito dopo quella soluzione che lui non è riuscito a capire, a trovare da sé, rimane bloccato, rimane imballato, come si dice a Napoli, rimane così, fermo, e quindi non le capacità, le pseudo capacità vengono fuori, le capacità si gioca a bluff, e quindi si capisce, si fa capire che non è arte sua. Diamo un po' di folle. Now we go on neutral gear and then we let go the truck. We will air a lot of fuel. E come dico sempre, metto un folle in mezzo e la lascio scorrere, così risparmiamo il gasolio, che con questi, che di questi periodi qua su Euro Truck, American Truck, è un po' problematico. It's quite hard here on ATS because fuel in a particular point of map cost too much. And the money finiscono, the ends, they finish. E quando finiscono i soldi, when the money finish, without money we don't sing mess. Senza sorte non si canta una miss. Giusto, Maurizio? Mi dai conferma? E c'è anche un modo di dire che diceva un famoso trio, i 3-3. Grazie. C'è un detto che dice l'acqua è poca e la papera non galleggia. When the water is not enough, the duck doesn't float. That's it. That's when the money is not enough. We can go wherever. Quadrito. E con questo Freightliner, caro Maurizio, è proprio un grande mezzo, ma veramente bello, fatto bene. Non ho ancora, ah no, qua l'ho, il motore l'ho potenziato, sì, questo è il profilo vecchio. E questo mezzo ha anche dei riflettori d'aria. Pure fuori strada. So the trailer, the truck has two air deflectors, gives a so good dynamic. Ah Maurizio, chissà quante figuracce sto facendo qua con questo inglese maccheronico, sperando almeno che chi mastica l'inglese riesce a capire il senso del discorso.
Qua ci vorrebbe un bel cin cin qua, un bel brindisi, quasi quasi, faccio un bel brindisi, alla salute, cin cin. Oppure Gigin. Gigino. Gigino. Proprio di sì, al 99% sì, dico al 99 perché devo lasciare anche un po' di suspense, l'1%, facciamo finta che ci dobbiamo riflettere. Farming 22. Secondo me il 22 novembre sarà veramente un'impresa riuscirlo a scaricare. Ci saranno i server di Steam completamente intasati. Come si chiama sto gioco? Io ultimamente, proprio oggi, stavo giocando a Command and General, una cosa del genere. È un multiplayer online dove vesti i panni di un militare di fanteria, un carrista e un paracadutista americano. Americano, poi tedesco, russo e giapponese. Mi sto divertendo. Farmefix, devo vederlo. Mi è incuriosito perché mo questi la maggior parte dei titoli mettono tutto fa tutti quanti come titolo farm o farming. Diciamo che bisogna vedere un po' rispetto a farming com'è, perché poi quando un attimo solo. Ma in questo FarmFix diciamo che ti permettono anche di fare la mungitura di persona, oppure rimane sempre il fatto che con il macchinario fai la mungitura di queste cose qua. Perché mi aspetterei da farming, ma ovviamente è tutto da vedere se hanno portato questo tipo di migliorie, insomma, al gioco. La cam si è bloccata oppure funziona?
capito. È tipo un misto tra House Flipper, un Ranch Simulator e come si chiama quel gioco di meccanica? Mechanic Simulator. Sì. La grafica ovviamente. Probabilmente non sarà pesante come quella di Farming, perché ho letto che i requisiti consigliati, la scheda video è la 1060. Significa che questo Farming sarà pesante, ma proprio pesante assai, a livello di grafica. Avrà un impatto sul sistema che lo rallenterà parecchio. Ora chissà cosa ci aspetta. Devo vederlo perché mi ha incuriosito questo titolo. Poi dopo, quando termino la live, mi riprendo il punto dalla chat. Chat. And we see the game that my friend or our friends Maurizio Max say that it will be a good game like Farming. Sì, diciamo che io non ho preferenze, però mi piace comunque toccare con mano e vedere un po' come sono fatti questi giochi. Quasi arrivati, 220 miglia ancora, 20 miglia, la città al confine. Ho capito come dici tu, ma la fattoria tu diciamo la fai costruire, per esempio Ranch Simulator è così. Ranch Simulator inizia che hai ricevuto in eredità un terreno, una casa da abbattere, dei soldi, un'arma ereditati dal nonno e poi da lì decidi tu come gestirla. È ancora in fase di sviluppo Ranch Simulator. Quindi penso un po' come Euro Truck. Subirà Tenersi a sinistra. parecchi miglioramenti, perché il potenziale del gioco è altissimo, è veramente alto. E quindi gli sviluppatori possono fare veramente bingo. Là, Ilste, carissimo, bentornato in live. Qui con noi quest'oggi c'è Maurizio Max. Non so se vi conoscete. Se non vi conoscevate, vi ho presentato io. Maurizio Max, vedi che uscire a
Ilste 05 ha un canale. Com'è che si chiama il canale Ilste? Così magari facciamo conoscere anche il tuo canale. Maurizio Max purtroppo non ha un canale, però se vuoi ti posso consigliare qualche canale amico, tre canali, di quelli lì che fanno anche farming. La Zappa Storta, 9Gira0 e Jason Farmer. Jason Farmer, quest'ultimo qua, ti spiega una mappa e te la fa capire così, come se tu fossi sul posto. Ti fa più che una spiegazione, ti fa un vero e proprio tutorial, un signore tutorial. Se ti fa piacere, magari dai un'occhiatina ai loro canali. L'amico Gire per il momento sta fermo. Tra gli altri due, Jason Farmer e la Zappa Storta, girano ancora. Tutti e tre sono degli ottimi streamer. Poi per qualsiasi cosa su farming basta che vada Jason Farmer e lui ti dà tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Quante miglia mi sono rimaste? 150 miglia, 2 ore di gioco e saranno penso un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Ora appena trovo un po' di tratto dritto di strada ti faccio vedere anche cosa sto trasportando. È un qualcosa che fa andare molto veloce. Quattromila mi sa. In un'unica tratta, 4.000 km. Due turbojet sto trasportando. E 4.000 km però ci ho impiegato parecchio tempo. Fortunatamente il carico era leggero, quindi ero piuttosto veloce. E no, pensa che quando ho fatto l'accesso al server dei Truck SMP c'erano una quarantina di persone. 40 persone, quando normalmente ce ne sarebbero state almeno 10 volte in più di persone, perché la maggior parte si è spostata sul multiplayer ufficiale, quindi la maggior parte stanno tutti quanti là. Io personalmente sono partito da Truck SMP e continuerò a viaggiarci, però allo stesso Tenersi a tempo sinistra e poi dare andrò a sinistra. testare il multiplayer ufficiale per capire Slittare un a sinistra. pochettino che differenza c'è, anche se c'è da premettere che attualmente, per come stanno le cose, l'intelligenza artificiale del gioco è da migliorare tanto. È da migliorare tanto perché le macchine si bloccano di punto in bianco. Oppure una macchina frena davanti e poi rimangono piantate lì e non si muovono più. Le
insomma diverse cose. Grazie Ilse, grazie per essere passato in live. Quando vuoi, se posso darti una mano, come sempre, a disposition. Mi raccomando, se ti va, dai un'occhiata agli amici, ai canali amici di cui ti ho parlato. Li trovi nelle info del canale. I canali consigliati. Insomma, se ti fa piacere, dai un'occhiatina. Buona carica batteria, Ilste. Grazie per essere passato in live. KKK. Questi motori qua spingono una favola o una fragola che dir si voglia. Anche se questo non è più il periodo di fragole. This is not strawberry. Ma quest'anno cosa c'è qua che si alza il fumo? Vapore? Le terme di Harahalba. Max. Vediamo questo quasi a secco di gasolio. Beh, è tutto sommato. Quando manca? Ah, 70 miglia, ok. Allora, forse gliela faccio. I will do and complete my trip. Because I run a lot of kilometers with the neutral gears, so I earn a lot of fuel. Dovrei riuscire ad arrivare a destinazione perché, e spero, perché ho risparmiato un po' di gasolio nei tratti in discesa andando a folle, e non a folle velocità, ma in folle,
ovvero senza le marce innestate, in neutral. Non fatelo a casa, mi raccomando. Altrimenti andate all'ospedale. Don't try this at home. Please don't try this at home. Ne se gli passa. No, 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 no. Oh mia bella amora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Marina, Marina, Marina. Ti voglio più presto sposare. Maurizio, il mio nome è Maurizio, Maurizio Max. Sono il re del web, super mega presidente di Twitch, proprietario di 7.000 canali televisivi. Alla fascia del bicarbonato di sodio. È un centesimo pure a me, ecco. Max Payne, chi non ci ha giocato? All'1, 2, il 3 non mi è piaciuto tantissimo. A livello di gioco non rispecchiava nulla del classico. Però la difficoltà nell'ultimo livello, non so se ci hai mai giocato a Max Payne 3, l'ultimo livello, quello lì all'aeroporto. Quando ti trovi nell'hangar e devi far fuori quello lì che c'ha il lanciagranate là, mamma mia. I was talking with my friend Maurizio Max about Max Payne because he say that his nickname is inspired by the game. And I was talking about the last level when you are in the hangar in playing the game Max Payne 3, and you have to shoot the man with the grenade launcher. Guarda che tenersi a destra e poi voltare a destra. soprattutto quel livello là, poi quando fa quelle A destra. traslate cinematografiche che si lancia e fa i famosi colpi alla Max Payne, che poi forse mi sa che qualche altro film, Matrix, forse ha preso spunto o viceversa. Bel gioco, bello, bello tosto. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Oh, finalmente, show Voltare a destra. low, uno show basso. Finalmente siamo arrivati. E vai! Qua ci vorrebbe un bell'applauso qua.
oppure un'ovazione. Grazie. Thank you. Ma sento proprio stereofonico questo suono. Ah, ragazzi. Ah. Perfetto. Allora il nostro viaggio giunge al termine. Anche per quest'oggi la nostra impresa con American Truck è riuscita. E colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale durante la replica, coloro che donano i bit durante la replica e coloro che, ecco, durante la replica notturna lasciano il proprio commento. La live, per quanto riguarda questa live di American Truck, sarà disponibile su YouTube lunedì. Per chi guarda questo link, questo video in diretta o lo guarda su YouTube, nella descrizione del video troverà i link dei miei canali social e il link per acquistare American Truck scontato. So thank you everyone for watching the live stream. I want to say thank you everyone during my night replay. You follow the channel, you leave a comment, or you give the channel the bits. This video, the video about American Truck Simulator, you will find on YouTube on Monday. In description, you will find here in Twitch and on YouTube. You will find links for following my social media and a link for if you want to buy American Truck Simulator discounted. So thank you so much everyone, grazie mille a tutti, thank you and bye bye, ciao a tutti, ciao.